saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi siamo per la prima volta, ragazzi, su BitHero, su un gioco in cui, devo essere sincero, mi ci ha trascinato dentro Guts e devo dire che una volta capito è davvero davvero figo. Ora, mentre mi farmo semplicemente questo anche con Guts, che ragazzi carria veramente a bestia, ci metto Onnige, ci metto, eccolo qua. Mettiamo Guts per primo e questo video principalmente lo metto anche in automatico, perché per dirvi se qualcuno ha creato una gilda in questo gioco. Siccome è veramente figo secondo me questo gioco, ho deciso di creare una gilda, anche perché tutti i meccanismi della gilda di questo gioco sono interessanti anche a livello di contributo, di missioni di gilda alla settimana e cose del genere. Dovrebbe essere molto interessante, quindi ho deciso di crearne una mia. Al momento siamo 11 membri, ma mi pare che a parte io, mio fratello e Legendary, siamo tutti gli altri siano inglesi o comunque stranieri. Quindi vorrei tirare su una gilda di italiani. Ho iniziato a giocare praticamente l'altro ieri, quindi la pretesa non è di livello alto, ma al contrario, di livello basso. Cioè qualcuno che magari anche grazie a questo video si scarica il gioco, se lo installa, se gli piace e vuole entrare nella mia gilda, a me farebbe piacere. Intanto provo a persuadere, ci sono anche riuscito, questo pet qui, questo famiglio. Insomma, era principalmente questo video per invitarvi nella gilda, per crescere, diciamo, e portare avanti questo gioco tutti insieme, dato che l'ho appena iniziato. Ci gioca anche Onnige, c'è anche Legendary, che spero di ricordarmi di mettervi il suo canale qui sotto nella descrizione. E quindi non c'è altro da aggiungere, direi, se non finirci a beccare questo dungeon con Guts, che carria bestia e praticamente fa tutto lui. Attacca 10 volte di fila all'inizio, ecco, martella tutti, gli altri non fanno nulla. Vediamo se qualcuno riesce ad attaccare. No, praticamente si fa 9000 round lui, perché è a livello altissimo. In questo gioco anche è fighissimo perché ci sono tantissime armi, tantissime armature, veramente un boato di cose, di skin, di robe, di pet, armature e cose del genere. Però la cosa anche che mi piace è che comunque è tutto improntato sul proprio personaggio, quindi non miliardi di eroi, ma un solo personaggio da portare su ex pare. È davvero figo. Poi la grafica in pixel art veramente a me piace tantissimo, e in più il gioco della Kongregate, che è fatto veramente bene. E questa casa produttrice di videogiochi ha collaborato anche, ha fatto anche due giochi che mi piacciono tantissimo, che sono Bullet Boy e un Tower Defense, che adesso mi sfugge il nome perché ci ho giocato diversi anni fa, ma mi ci sono ammazzato sulla PSP. Non mi viene proprio il nome, però è veramente un gioco fatto proprio bene. Bene, non è pay to win, cosa fondamentale, non è pay to win, perché si gioca tranquillamente anche senza spendere. E l'unica cosa un po' noiosa è che i turni per fare i dungeon non sono tantissimi. Questo è, diciamo, perché magari all'inizio uno vuole anche giocare di più. Però al di là di questo ci sono svariate modalità in PvP, di gilda, e quindi neanche troppe. Il giusto, diciamo, il giusto per avere un gioco che comunque è figo da avere sul telefono. Inoltre il server è lo stesso sia su PC, su browser, su telefono, insomma si gioca tutti insieme, quindi da dovunque scaricate il dispositivo l'importante è cliccare qui su questa cappa e creare l'account di Kongregate, che vi terrà, diciamo, come un cloud il dato dappertutto, e ogni volta che rilogherete sul dispositivo Kongregate vi darà il vostro account. Non penso ci sia altro da dire, quindi vi invito a partecipare, a scaricarvi questo gioco ed entrare nella mia gilda, i Camaleoni. Ragazzi, si chiamano Camaleoni perché si chiamano Camaleoni? Perché Camaleone è una parola che è stata detta nella serie How I Met Your Mother, dove Ted pensava che Camaleonte si dicesse Camaleone, e la cosa anche simpatica che mi ha fatto pensare a un leone che si mimetizza con un camaleonte, quindi tanta roba anche nel nome di questa gilda. Camaleoni, al momento siamo in 11, eccoci qua, tutti quanti cazzutissimi. Ci sono gli eventi che inizieranno tra il limite del prossimo evento, inizia tra 6 giorni e 5 ore, quindi affrettatevi signore e signori. I benefici per chi collabora, che poi potenzia anche gli oggetti, eccetera. Insomma, veramente tanta roba. Non c'è altro, ragazzi, non c'è altro. Quindi un bel like, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, mettete anche un dislike se non vi piace. Comunque il gioco è veramente figo, quindi vi invito in ogni caso a scaricarvelo. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.